Eccoci giunti ad un momento chiave del nostro giovane canale, canale divulgativo, dove si coglie l'occasione anche per fare quattro risate su temi filosofici, dove si tenta di fornire un servizio per quei giovani studenti che approcciano la filosofia ad un'età in cui della filosofia, insomma, gliene può fregar di meno. Ecco, appunto, forse era meglio dire che la filosofia può risultare una cosa un po' astrusa, un po' priva di oggetto di studio. Ma non è questo il problema. Il problema è che, in quanto divulgatori, arriviamo ad un livello di conoscenza per cui sentiamo l'esigenza di approfondire, di andare oltre, di sentire la voce di chi non solo ne sa più di noi, ma ha dedicato una vita a studiare gli argomenti di cui noi parliamo. Questo bisogno nasce in noi da una curiosità legata, da un lato, agli argomenti trattati, dall'altro anche ad una curiosità umana. E per questo ci troviamo ad interpellare qualcuno. Questo qualcuno esercita su di noi il fascino di chi vive la sua vita proiettato in un tempo antico, cercando di riviverne tutta la vitalità, l'essenza. In questo caso si tratta di Angelo Tonelli, uno dei massimi grecisti del nostro tempo. Ha una bibliografia molto estesa che potrete trovare sul web, come anche cenni biografici, interviste, video, alcuni dei quali lascio in descrizione. Ma Angelo Tonelli è una di quelle figure che sfuggono alle definizioni. Tonelli è un traduttore dal greco, un filosofo, uno scrittore, un regista teatrale, un poeta. Tutte queste definizioni sommate, però, non riescono a descrivere la vera essenza di un uomo che naviga veramente in altri cieli, in altri mari, e percorre luoghi che per essere esplorati necessitano veramente di una vita di ricerca interiore, una vita di contatto profondo con autori che sono vissuti millenni or sono, e quindi tenteremo di spremere da lui, di usufruire egoisticamente di conoscenze che possono risolverci alcuni dubbi relativi in primis all'insegnamento scolastico della filosofia greca. Ed è proprio da qui che partiremo. Chiedigli la questione di Gesù Cristo. Se Gesù Cristo, secondo lui... No, no, no. Questa è una cosa seria, non mi cerchi di darti una calmata, te ne stai zitto, va bene? Allora, la prima domanda che facciamo ad Angelo Tonelli è legata ai filosofi cosiddetti presocratici. Definizione che risulta sempre più inadeguata, visto che dà una connotazione cronologica, come se questi filosofi portassero idee primitive, prescientifiche, un po' bizzarre, attribuendo alla natura dinamiche ancora, diciamo, fantasiose. Poi un giorno arriva Socrate e la filosofia greca ha come un, chiamiamolo, upgrade, e da lì poi i grandi, Platone e Aristotele, che, bravo, diglielo che Aristotele è un coglione, bravo, presuntuoso, con grande autorità, diglielo, tendono a convogliare, a correggere gli errori dei loro predecessori ancora, insomma, disarmati davanti allo studio della natura. Tuttavia si attribuisce però ai presocratici, con una certa quale bonarietà, come una concessione, il merito di avere realizzato quel passaggio dal mitos al logos, come se nell'epoca del mitos gli uomini raccontassero delle favolette per spiegarsi la natura, e poi arriva Talete, il primo dei filosofi, e dice: va bene, fino adesso abbiamo scherzato, da oggi comincia la scienza. Ecco, era realmente così? Io chiaramente banalizzo, perché è nello stile del nostro canale, quindi mi scuso con tutti gli accademici per il linguaggio inappropriato, però la domanda spero che arrivi. Che figura di merda! Beh, è ben difficile ovviare a questo problema, nel senso che passaggio dal mitos al logos, ma i ragazzi vengono esposti anche a questioni complesse e le possono capire. L'importante è che vengano esposti ad esse. Teniamo presente che c'è tutto un condizionamento nei confronti dei giovani che tende a deprivarli, per esempio, della dimensione profondamente intuitiva che è necessaria per capire il mito, per capire per esempio Eraclito, per capire anche Empedocle. C'è un approccio scolastico, nel senso di storicistico, storicizzante, intellettualizzante, quando queste erano figure che si ponevano ben al di sopra della ragione, del pensiero, eccetera eccetera. Cioè, teniamo conto che questi, Colli li chiamava filosofi sovrumani. Cosa vuol dire? Vuol dire che erano ovviamente ben superiori
ai filosofi che poi si sono affermati come punto di forza della psiche collettiva e a mano ha cominciato a imperversare sempre di più, sottraendo alla umanità quelli che erano modelli molto più potenti, che erano figure come i grandi meditanti orientali, come i nostri grandi sapienti greci, figure capaci di trascendere se stessi attraverso la conoscenza di sé, l'imperativo delfico, conosci te stesso. Erano personalità capaci di stabilizzarsi in stati di coscienza cosmica, oceanica, e da questa postazione agire e interagire. Quindi i presocratici, ridotti a questo mucchio di balbettanti precursori della filosofia, è tutta un'invenzione dei professori di filosofia che non hanno strumenti interiori per capire, per cogliere la grande portata di queste personalità. Quindi sono autori potentissimi, adesso vanno aggiunti anche le figure degli sciamani, va aggiunto Pitagora. Come una epoca dell'umanità in cui si condensarono spiriti eccezionali, radicati in contesti anch'essi eccezionali, iniziatici, ma capaci anche di riverberare all'esterno della loro cerchia iniziatica, personaggi che affondavano le radici ancora in una dimensione sacra, erano a contatto con la spiritualità eleusina. Si formavano attraverso il linguaggio simbolico del mito, che va al di là, dicevamo, dei principi ordinari della ragione, principi dell'identità, contraddizione terza escluse, potevano cogliere l'armonia nascosta, per dire Eraclito, come sintesi degli opposti, e anche Parmenide, e anche Empedocle, e così via. Necessaria a questo punto una nota a piè pagina relativa a Giorgio Colli, uno dei massimi filosofi italiani del Novecento, di cui il nostro Angelo Tonelli è stato allievo. Giorgio Colli, noto nei manuali per un'opera fatta insieme a Montinari di denazificazione di Friedrich Nietzsche, quindi Colli è colui che ha ripulito Friedrich Nietzsche da un'immagine fuorviante di filosofo del nazismo. Giorgio Colli scrive tre volumi sulla sapienza greca che rimarranno incompiuti a causa del suo decesso, ed è lì che, oltre a raccogliere i frammenti dei presocratici, analizza l'orfismo, i misteri eleusini citati dal nostro Tonelli poc'anzi, il culto di Dioniso e di Apollo come forme alogiche di sapienza. Ed è proprio ciò di cui parlava Tonelli prima, cioè la sapienza greca nasce in un contesto rituale, magico, di relazione col divino, e nell'interpretazione di questi culti, quindi nei segreti che questi culti portavano, essendo appunto culti misterici. Ed è proprio qui che si ambienta la nascita della filosofia, proprio nel tentativo di risolvere i misteri, gli enigmi che questi culti ponevano. Questo ci introduce alla domanda successiva. Si parla di la grande influenza dell'Oriente nei manuali sulla nascita della filosofia, sui filosofi greci. Se ne parla un po' marginalmente, si parla dei viaggi di Democrito, di Empedocle, si parla della città di Mileto come crocevia commerciale e quindi anche culturale con l'Oriente. In che cosa consisteva realmente questa contaminazione? E se la Grecia è la culla della nostra civiltà, allora, essendo la Grecia influenzata dall'Oriente, per la proprietà transitiva, la nostra civiltà ha origini in Oriente. Bella sta domanda, questa mi è piaciuta. Poi però gli chiede anche di Cristo. Potremmo dimostrare a questi punti che anche Cristo viene da, magari non so, la Mongolia, che anche la figura di Cristo è un'invenzione, viene, non so, dalla Mongolia, dalla Cina, dal Giappone. Ti far compatire la Tonelli che poi non viene più a fare le interviste su. Dall'India, dal Turkmenistan, dal Kazakistan, sulla Via della Seta. Beh, sono circa 30 anni che sostengo una circolazione di pensiero, di esperienze, di contenuti tra sapienza greca e sapienza d'Oriente. Esistevano una via della seta arcaica che univa la Cina con la Grecia, c'è la seta cinese ad Atene nel V a.C., per esempio, ma ancor prima abbiamo testimonianze di scambi, di contatti
anche commerciali, ma soprattutto i contatti probabilmente tra sapienti e tra cerchie iniziatiche. Sappiamo che Pitagora andò a Babilonia, insomma, sono distanze, ma ancor più abbiamo testimonianze, poi ancora più folgoranti, di contatti tra Oriente e Occidente. Per esempio, in una immagine di una figura di mongolo, quindi estremo nord-est, confine con la Cina, civiltà sciamanica, mediata nei contatti con la Grecia dagli sciiti nomadi. Con la figura di Abaris, per esempio, sappiamo che, in base alle testimonianze di Giamblico, che Abaris, iatromante, sciamano apollineo, iperboreo, venne a incontrare Pitagora in Magna Grecia. Questo ci dice Giamblico, ma dicevo prima, un'immagine di un mongolo del 400 a.C., epoca di Platone, prima che Alessandro Magno andasse in Oriente. Un'immagine di un mongolo che è raffigurato in un vaso trovato a Taranto, nella Taranto del pitagorico Archita, nata da lui, amico di Platone, nel 400 a.C. Quindi conoscevano, magari chissà, era un mercenario mongolo, che però conoscevano i mongoli. Quindi esisteva questa circolazione, ma la troviamo a livello di contenuti profondi, nell'affinità tra il pensiero di Eraclito e, per esempio, il taoismo. Ancora vistosamente tra il pensiero di Parmenide sul Toion, sul ciò che è, cioè sull'assoluto di cui dico che è, sull'invisibile di cui dico che è e che è uno, e il Brahman degli orientali di cui ci parlano le Upanishad. Quindi c'è questa grande circolazione, c'è questa, capiamo meglio i nostri sapienti greci, Empedocle, Parmenide, Eraclito, Pitagora, confrontandoli con i sapienti orientali di cui abbiamo ancora una tradizione vivente, per esempio pensiamo al buddismo, all'induismo, alla tradizione tibetana, alla maista, li capiamo meglio confrontandoli con quelli che non con Aristotele. Lo sapevo, hai visto cosa dice anche lui di Aristotele? Dimmi Davide, dicevo, ma Aristotele è veramente il fallimento proprio della civiltà greca? Senti. Aristotele è presuntuoso, antipatico. Dice anche lui che ne sa, lui ne sa, te no. E soprattutto che non con i pensatori poi alla page nell'Occidente. Un'altra domanda è legata alla figura di Parmenide di Elea. In seguito a ritrovamenti archeologici fatti nel comune di Ascea, in epoca romana Velia, in epoca greca appunto città di Elea, Ascea è un comune in provincia di Salerno, in base a questi ritrovamenti archeologici prende corpo una teoria per cui Parmenide fosse un prosecutore del pitagorismo. La sua figura assomiglia per caratteristiche a quella di Pitagora, cioè è un taumaturgo, un medico, faceva ricette mediche. È un uomo politico, ma soprattutto da un punto di vista teorico risolve la questione annosa dei pitagorici della risoluzione della radice di 2, creando poi una teoria dove la continuità tra un numero e l'altro è annullata da un concetto di infinito, infinito proprio appunto dell'essere parmenideo. Inoltre sono state trovate tombe dopo la morte di Pitagora con la Y del circolo pitagorico. Inoltre Parmenide aveva per amico un importante pitagorico, cui dedica poi una tomba, credo, dopo la morte. E tutto questo fa pensare a Parmenide come un prosecutore del pitagorismo e anche un risolutore del grande scoglio del pitagorismo, cioè la radice di 2. Empedocle è esplicitamente pitagorico, lo dichiara nel suo poema, il sapiente sciamano di Agrigento. Parmenide è sicuramente respira aria pitagorica, la respiravano tutti nella Magna Grecia, e è possibile che avesse una sua, non è un esecutore del verbo pitagorico soltanto, e sicuramente aveva una sua dimensione di elaborazione personale, o comunque nell'ambito di una cerchia, quella eleatica, che ha una sua originalità. E quindi sì, sono d'accordo con quello che stai dicendo, sono più che d'accordo. Poi, insomma, i contatti con figure del pitagorismo proprie di Parmenide, poi questa figura di Parmenide da rivisitare, no? Alla luce di quell'epigrafe che fu trovata a Elea: Parmenides Pyretu, Uliades Physicos, Parmenide figlio di Pireto, Uliade, cioè sacerdote di Apollo Ulios, l'Apollo guaritore, e Physicos, scrutatore dell'abisso dell'origine di tutte le cose. Quindi anche questa componente di guarigione condivisa con il pitagorismo.
guarigione in senso ampio, in senso olistico. E l'altra cosa importante è che in comune col pitagorismo anche l'impegno civile fu un ottimo legislatore. Quindi questo è un altro punto chiave, che con Parmenide, con i pitagorici, si uniscono sapienza, esperienza mistica consolidata e stabilizzata e tradotta anche in parola, nel caso di Parmenide, comunicabile, e impegno civile e politico. Sapienza e politica. Poi furono sterminati i pitagorici. Altra domanda riguarda la visione che ha Nietzsche nella nascita della tragedia della filosofia greca. Nietzsche esercita un grande fascino sugli studenti. Quindi, gli studenti in quinta liceo studiano Nietzsche e subito nella prima fase del pensiero nietzschiano, appunto la nascita della tragedia, Nietzsche ci presenta la civiltà greca come devastata dall'arrivo di Socrate. Prima vi era questo perfetto equilibrio fra gli spiriti apollineo e dionisiaco, poi un giorno arriva Socrate e distrugge con il suo metodo di ricerca della verità, con la sua razionalità portata all'estremo, tutto ciò che c'era di vitalistico, di legato al piacere libero, all'irrazionale, all'ebbrezza dionisiaca, e fa prevalere invece l'apollineo, cioè la razionalità, l'armonia, e quindi la civiltà greca subisce un cambiamento, un mutamento radicale, e questo secondo Nietzsche porrà le basi per l'avvento del cristianesimo. Ovviamente nella critica a Socrate c'è la critica a Platone, perché Platone parla per bocca di Socrate. Beh, diciamo che la visione che ha Nietzsche del dionisiaco è stata molto revisionata da Giorgio Colli, per esempio, il quale sostiene che Dioniso non è soltanto il dio del pathos, dell'ebbrezza, è anche quello, un po' come Shiva in Oriente, ma accanto a questo Dioniso dell'ebbrezza, del pathos, c'è Dioniso dello specchio, Dioniso della conoscenza, così come corrispettivamente in Oriente, Shiva è dio della trance, del pathos, della trasgressione come Dioniso, ma anche come Dioniso è dio della consapevolezza. Quindi, che il dionisiaco fosse soltanto danza, passione, eccetera, è tutta cosa da rivedere, sarebbe molto riduttivo. Socrate, quindi, tenendo presente che Dioniso è dio del pathos e della conoscenza, ben sintetizzato in quel passo dell'Agamennone di Eschilo, quando si dice, come sintesi folgorante della sapienza tragica, patendo conoscere, ci sono queste due polarità di Dioniso. La tragedia è proprio l'opera d'arte dedicata e consacrata a Dioniso, e c'è cioè il pathos e il mathos, il sentire, il patire. Patire vuol dire sia gioire che soffrire, e vivere, e il mathos, la consapevolezza. Bene, tornando a questa definizione di Dioniso, allora dobbiamo un po' rivedere il punto di partenza da cui Nietzsche critica Socrate. Venendo a Socrate, anche la figura di Socrate va rivista. Certo che c'è il razionalismo, c'è la dialettica, poi teniamo conto che Socrate è il Socrate di Platone. Questo Platone che avvia il passaggio dall'età della sapienza all'età della filosofia. Però questo Socrate di Platone a sua volta va rivisto. Nietzsche l'ha visto solo come razionalista. In realtà teniamo conto che molte testimonianze, per esempio di Plutarco, ci dicono che Socrate dialogava con un daimon. Questo daimon è una sorta di entità interiore. Anche Jung, per esempio, dialogava con una figura di gnostico, no? Nel Libro Rosso, un'entità interiore che gli dice cosa non fare. Ancora Platone ci testimonia di stati di assorbimento, saremmo dire meditativo, di Socrate, prima di recarsi, per esempio, a degli incontri. Ma un'altra cosa importante è che la dialettica di Socrate non è un esercizio intellettuale, intellettualistico, razionalistico. C'è un interessante studio di Davide Susanetti che mette in evidenza, nella Via degli Dei, mette in evidenza come Socrate sia, la sua dialettica sia in realtà uno strumento per provocare reazioni violente, stravolgimenti psicosomatici nell'interlocutore. Cita una serie ampia di testimonianze in cui viene fuori che chi viene investito dal dialogo socratico, per esempio Alcibiade, se ben ricordo,
viene a un certo punto a provarsi uno stato di vergogna, di turbamenti, capogiri. Perché? Perché Socrate, la dialettica di Socrate, devasta l'assetto ordinario dell'io e lo mette in discussione. Lo mette in crisi. E allora siamo di fronte a uno sparagmos simbolico dell'ego, quindi a uno smembramento come quello dionisiaco. Il massimo del lavoro apollineo della dialettica sconfina in una sorta di smembramento dionisiaco. Quindi è da revisionare la faccenda. Stesso attacco di Nietzsche è per Euripide, corrisponde nell'ambito della tragedia a quello che è Socrate per la filosofia. Quindi Euripide è il Socrate della tragedia. E anche qui Nietzsche sostiene che ai tempi di Sofocle la tragedia incarnava questa perfezione, questo equilibrio fra Apollino e dionisiaco. Quindi Sofocle e Eschilo rappresentano l'età dell'oro dello spirito greco e poi con Euripide si ha la decadenza. Cosa pensi a riguardo? Beh, anche Euripide va rivisto, il giudizio di Nietzsche tranchant, ma non corrisponde effettivamente alla realtà. Noi dobbiamo a Euripide, che certo era pervaso anche del linguaggio e dell'atmosfera della sofistica, di un certo raziocinare che vediamo per esempio in Medea quando sta per uccidere i suoi figli e oscilla tra la volontà di ucciderli, il desiderio di risparmiarli, e in tanti altri contesti c'è tutto questo, una specie di razionalismo innestato nella tragedia, cosa che non c'era in Eschilo e nemmeno in Sofocle. Però dobbiamo a Euripide la tragedia più dionisiaca che ci sia, ovvero sia le Baccanti. È l'unica volta in cui Dioniso entra in scena, proprio sul finale della grande stagione della tragedia greca, ed entra in scena in maniera devastante, annientando la Penteo, costringendola a un'iniziazione forzata ai suoi misteri, simbolica perché viene fatto a pezzi dalla madre Agave e dalle Baccanti, e quindi troviamo una potente componente dionisiaca in Euripide, così come Euripide è maestro nella rappresentazione della follia di gelosia di Medea, quindi della grande passione, e così via. Quindi anche la figura di Euripide va rivista. Lo sguardo di Nietzsche, come dicevo, è condizionato dalla sua visione di Dioniso come dio dello scatenamento, della trance, della passione, eccetera, ma Dioniso ha due facce, perché è dio che unisce gli opposti. È dio dello scatenamento, ma anche del distacco. Ci sono queste immagini di Dioniso che si guarda nello specchio, presenti proprio nell'Orfeo Dionisismo. Forse Dioniso dimorava nel profondo dei misteri eleusini, e quindi non possiamo non vedere come in Dioniso ci siano queste due polarità. E quindi anche Euripide, a mio avviso, il giudizio di Nietzsche su Euripide è troppo unilaterale. Va bene, ringraziamo Angelo Tonelli, sperando di essere riusciti a porre le domande giuste, e ne manca una fondamentale. Per la domanda su Cristo, dai, facciamo compatire anche qua. Angelo, vorrei chiederti, Angelo, ma cos'è tuo cugino? È un amico, dai, è un compagno, c'ha anche la camicia rossa. Guarda, ora non attribuire pensieri politici. Nel caso, Tonelli ha scritto anche un libro su una sua revisione della società, un libro molto attuale, di cui magari ci occuperemo in altra sede, però, non perché c'ha la camicia rossa, allora devi fare i versi, il pugno. Va bene, comunque, Angelo, la domanda è questa. Ci sono tantissimi temi ricorrenti nei filosofi greci che poi si ritroveranno anche nella figura di Gesù Cristo. Quelli che sono i miracoli raccontati nei Vangeli possono assomigliare a certe pratiche di figure come Empedocle e di tante altre figure magiche dell'epoca, oppure la figura di Socrate che si fa uccidere come insegnamento all'umanità. Ecco, non è che Gesù Cristo l'hanno creato un po' su misura, facendo una sintesi di tutto ciò che c'era, diciamo, di vendibile, spendibile, ciò che poteva fare presa per creare la figura un po' di un supereroe, no? Di un supereroe del bene, eh? Non è che Gesù Cristo se lo sono inventato, che non è mai esistito. Ci manca il saccente, cioè, porta rispetto. Non è che Gesù Cristo è solo un'invenzione pop. Basta, chiudiamo qua, guarda, veramente. Per quel che riguarda la figura di Cristo, ci sono studi che lo mettono in relazione con la sapienza greca, ci sono studi che lo mettono in relazione con l'Oriente, è nota la sua formazione tra gli Esseni,
ci sono ipotesi di suoi contatti con l'India, e quindi direi che assolutamente plausibile. Per me Cristo rientra tra i grandi sapienti, tra i grandi iniziati, ma a chiusura di queste parole che ti sto comunicando metterei questo: che la grande sapienza greca forgiata in questo nucleo comune di circolazione di esperienze spirituali e pensiero orientale occidentale è l'unica medicina per la crisi della concreta, intendo pragmatica, per la crisi ecoantropologica dell'umanità adesso in atto. Lì c'erano le risorse interiori per un'accentratura nella consapevolezza e nella solidarietà, pensiamo al pitagorismo, no? L'unico movimento pacifista, se vogliamo, dell'antichità, per una centratura in questa dimensione della consapevolezza e della solidarietà, che è la condizione unica per risorgere dalle ceneri macabre ingenerate in questi nostri tempi dal delirio e dal declino mortale di una civiltà consacrata all'idolatria del dio denaro. E teniamo conto che la storia è frutto delle menti e non viceversa. E allora la rigenerazione profonda delle menti alla sorgente di Delfi, ma anche alla sorgente, ma anche alla luce dell'aurora d'Oriente, è l'unico modo per creare cittadini e anche reggenti in grado di guardare questo passaggio alle soglie, già dentro a una imbastarditissima rivoluzione tecnologica e informatica che rischia di desterilizzare e candire sempre di più le interiorità e generare sudditi robotici invece che cittadini liberi, creativi e consapevoli. E quindi è fondamentale un approccio diretto, profondo, non banalizzante, non riduttivo a queste grandi luci che brillavano agli albori della nostra civiltà.